realtà virtuale sta facendo passi in avanti davvero importanti, vero Simon? Vero Giorgia, dopo gli esperimenti degli anni 80 e 90, diciamo che stava per uscire dal letargo. Sulla scia di Oculus Rift, il Vive di HTC, abbiamo dunque qualche novità sul prossimo visore per PlayStation 4, che ancora non ha però un nome definitivo ufficiale. Esatto, tutto ciò che sappiamo su Project Morpheus è che uscirà nel 2016 e tanto ci basta. La realtà virtuale da salotto sta davvero arrivando, scopriamo insieme 5 punti di forza del device Sony. Project Morpheus è il nuovo visore per la realtà virtuale di PlayStation 4, il nuovo prototipo presentato alla recente Game Developers Conference di San Francisco ha stupito tutti per il design semidefinitivo e per le migliorie tecniche apportate. Per ora sono state presentate delle tech demo, il potenziale comunque è innegabile e in grado di stravolgere per sempre la fruizione dei videogiochi. Demo come London Heist, seppur in scala ridotta, prefigura un nuovo modo di giocare, più immersivo e avvolgente. Scopriamone i 5 punti di forza. Il visore si presenta con un design minimalista ricercato ed è davvero comodo da indossare, con una fascia frontale che solleva il collo dalla maggior parte del peso, cosa che non avviene ad esempio con Oculus Rift. I due schermi OLED del visore supportano la risoluzione Full HD, mentre la frequenza di refresh è stata portata a 120 Hz, eliminando così gli sgradevoli effetti scia. L'angolo di visione è salito a 100 gradi per scongiurare l'effetto oblò. Grazie ai nuovi sensori inseriti, PlayStation Camera riesce a riconoscere i movimenti di Project Morpheus con una precisione ed una mappatura incredibili, chiaramente a 360 gradi. Project Morpheus è necessariamente compatibile con PlayStation Camera e PlayStation Move. Per ora sono state presentate delle tech demo. Il potenziale comunque è innegabile ed in grado di stravolgere per sempre la fruizione dei videogiochi. Una demo come London Heist, seppur in scala ridotta, prefigura un nuovo modo di giocare, più immersivo ed avvolgente. È ufficiale, l'inizio di una nuova era è imminente. È vero, i segnali e gli investimenti ci sono tutti. Come sempre però saranno i giochi a far pendere l'ago della bilancia verso questo o quell'altro progetto. In questo senso Sony parte decisamente favorita.